sono Niccolo Zotti, primo oratore della squadra Internet 2.0. Innanzitutto terrei ad affermare che anche noi sappiamo che Internet ha sia dei lati positivi sia dei lati positivi e sia dei lati negativi. Ma per quanto riguarda per esempio le fake news, ci sono già delle leggi per limitarle, perché gli stessi governi hanno capito che Internet è uno strumento assolutamente positivo e a favore della democrazia, ma come qualsiasi strumento deve anche essere regolamentato. Internet è nato negli anni 70 poiché il governo americano voleva decentrare i poli decisionali se fosse avvenuta una nuova guerra nucleare. Bene, questa struttura fa sì che Internet sia uno strumento assolutamente non gerarchico, dove tutti valgono allo stesso modo, tutti sono sullo stesso piano e quindi, tutti appunto valgono uguali. Internet, un altro aspetto fondamentale, è che non ha un proprietario. Internet non c'è qualcuno che, appunto, come abbiamo già affermato, è più importante di altri. E quindi ci sono più proprietari che possono affermare determinate cose, che possono anche essere smentite da altri, e quindi si favorisce il dibattito. Non prevale la legge del più forte, prevale la legge del dibattito, del pensiero critico. Si possono formare nuove idee. Ma parlando di Internet, un aspetto fondamentale è l'aspetto politico. Nell'aspetto politico, Internet, come affermato da Juan Carlos De Martin, il professore di informatica del Politecnico di Torino, avrebbe dei grandissimi benefici riguardanti la democrazia. Infatti, la nostra democrazia, come afferma il professore, è considerata debole, poiché tutti i cittadini possono dare il loro contributo solo nel voto, ma non possono veramente dire quello che pensano per quanto riguarda i programmi politici. Invece con Internet si potrebbe passare a un concetto di democrazia forte. Non è una democrazia, una democrazia diretta, perché questo è un concetto veramente difficile da realizzare, ma si passerebbe a una democrazia che permetterebbe a tutti di dire quello che pensano e di creare un programma politico più aderente a quello che veramente credono i cittadini. Questa non è solo teoria, questo è già avvenuto per esempio a Vienna nelle consultazioni fatte per le Olimpiadi del 2028 e anche per le direttive di iniziativa popolare del Trattato di Lisbona fatto dall'Unione Europea. Quindi noi stessi sappiamo che Internet non è solamente positivo, ci sono dei problemi, per esempio per quanto riguarda la sicurezza informatica. Alcuni stati degli Stati Uniti erano passati al voto elettronico e adesso stanno pensando di tornare indietro al voto cartaceo, ma per quanto riguarda Internet, solamente lo strumento Internet, sarebbe fondamentale dal punto di vista consultivo, come abbiamo già spiegato. Quindi Internet è sinonimo di trasparenza, Internet potrebbe dare voce a chi finora non l'ha avuta.